Ci tengo a farvi un resoconto il più veloce possibile della data di ieri, la seconda data dei CCCP in DDR, o DDR, meglio ancora. I CCCP si esibiranno a Berlino anche stasera, alla Kulturhaus Arena. Anzi, Kulturhaus Astra, se non sbaglio. Astra Kulturhaus, ho sbagliato. Astra Kulturhaus, ogni tanto sbaglio i nomi. Sabato, domenica, ieri la seconda serata, stasera l'ultima serata. 5.000 persone, 1.600 persone a data. Sold out in pochi secondi, neanche minuti, secondi. Ho pubblicato ieri sera il mitologico momento della contestazione di sabato sera, che è stato un momento straordinario, profondamente punk, gestito meravigliosamente, devo dire, da Giovanni e anche da me, perché tanto io quando sto sul palco mi diverto come un bambino. Volevo fare i ringraziamenti infiniti per tutti coloro che c'erano ieri sera, per la seconda data, quella di domenica, perché è stata una data pazzesca ed è stata semplicemente perfetta. Io sono ancora in hotel, per questo che le luci non sono un granché, l'inquadratura non è un granché, ma accontentatevi, vi domando scusa. Siamo nel bel mezzo del tour ancora, per me stasera sarà l'ultima data. Accanto ai CCCP, perché d'estate, come sapete, io non farò nulla, o quasi nulla a livello teatrale, quindi men che meno sarò insieme a loro che devono fare il loro percorso da soli, come giusto che sia. Magari una volta andrò a trovarli, ma non era previsto in alcun modo, che li seguissi d'estate, anche se visto il successo e anche il momento punk che si è scatenato e che si scatena quando salgo sul palco io, devo dire che è venuta voglia, alla band di dirmi: ma qualche volta vieni. Vediamo, ma li voglio vedere da spettatori. Però ecco, quello che volevo dirvi è che ieri è stata una roba pazzesca. Chi ci saranno sicuramente tra i tanti a visualizzare questo video, che c'erano ieri sera, le 1500-1600 persone di ieri. Ieri è stata una roba incredibile. Avete presente la data perfetta? Sabato bellissimo, eh? Però ieri è stato perfetto perché intanto quando fai la seconda data è quasi sempre meglio della prima perché aggiusti certe cose. Per i CCCP era il primo concerto vero e proprio che facevano dopo 30 anni. A Reggio Emilia era stato più uno spettacolo teatrale che non un concerto. Questo è un concerto punk, sono 100 minuti tirati punk. E quindi sono stati fatti dei cambiamenti leggeri, delle variazioni, hanno tolto dei video, hanno dato più forza, hanno aggiunto due brani. Ieri perfetto. Suoni perfetti. Giovanni che aveva un leggerissimo abbassamento di voce e quindi ha gestito la voce ancora meglio, musicisti pazzeschi, ci sono dei musicisti alle spalle dei CCCP che sono incredibili, meriterebbero tutti che citassi tutti i loro nomi, ma non me li ricordo, ma sono cinque musicisti.